interessante perché normalmente noi medici di famiglia siamo in contatto con un notevole numero di cittadini malati, di età soprattutto superiore ai 70 anni, che soffrono di più di una malattia. E quindi questo comporta l'assunzione di numerose molecole durante l'arco della giornata. Abbiamo fatto un calcolo abbastanza approssimativo, ma realistico, che si arriva anche a prendere 15 molecole di diverso tipo di farmaco nell'arco delle 24 ore. Il problema dell'estate, il problema dei periodi di grande calore, è un periodo molto particolare per questa popolazione anziana, per due ordini di motivi. Il primo perché la gran parte dei farmaci sono eliminati dal cosiddetto filtro dei reni, il quale filtro dei reni, seconda considerazione importante, necessita di un notevole apporto di acqua soprattutto, che, ahimè, terza considerazione, questa qui, o prima negativa, nella persona anziana l'apporto idrico è estremamente ridotto. Il primo concetto è che l'acqua è un farmaco di cui non possiamo farne a meno e che dobbiamo assumerne quantità notevoli, soprattutto nel periodo estivo. Si parla da 1,5 litri a 2 litri d'acqua al giorno. In un soggetto medio di questa età, a cui mi riferisco io attorno ai 70 anni, il grosso problema spesso è che è iperteso e che fa più di una terapia. Spesso ci viene detto che d'estate, di luglio ad agosto, la pressione tende a calare quasi fisiologicamente, questo in parte è anche vero, ma la cosa importante è che nessuno deve, su questi soggetti, ridursi, autoridursi la terapia, cioè diminuire il farmaco o addirittura abbandonare i farmaci che prende per la pressione, se non dopo un colloquio col proprio medico di fiducia e seguendo le sue istruzioni.